Successi consecutivi in trasferta, la regina fa tris in casa contro una Ternana discreta, ma condizionata dalle assenze di Mincoli e Borgobello. Ci mette una buona mezz'ora a carburare la squadra di Colomba e così la prima grande occasione arriva al 33esimo. Casale lavora un bel pallone sulla sinistra e sul suo cross Vicari sbaglia praticamente un rigore con palla in movimento. 4 minuti dopo però la regina passa a torre di Bogdani e trattenuta plateale su Cozza che l'arbitro Messina punisce con il rigore. Lo stesso Cozza si incarica di segnare dal dischetto il gol dell'1-0. La Ternana prova a reagire, ma la coppia Aurino-Bucchi non punge e così al 44esimo ci prova ad Aversa su punizione. La regina nella ripresa parte subito con l'intenzione di chiudere la partita. Marcona al primo minuto evita il 2-0, ma al 25esimo Leone e Casale impostano un contropiede che Dionigi rientra dal primo minuto dopo un mese e mezzo travagliato. Conclude con un perfetto sinistro al volo che si appoggia sul palo e si infila alle spalle di Marcona. La partita praticamente finisce qui perché la Ternana non è in grado di riaprirla, anche se Ripa chiude la gara scheggiando al 50esimo la traversa della regia.